Effettivamente è il primo laboratorio di questo tipo dedicato a questa attività, sicuramente tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Dal punto di vista teorico l'abbiamo già studiato, abbiamo già iniziato a studiarlo, inizieremo poi a montarlo in fine quarta di elettrotecnica e avendo appunto a disponibilità questi materiali sarà molto più comodo poi capire la teoria che abbiamo già studiato. All'Istituto di Istruzione Superiore Vallauri di Fossano sta nascendo un laboratorio dedicato alla ricarica di auto elettriche, un laboratorio per la mobilità elettrica. Oltre ad attrezzature utilizzabili all'interno della scuola, ci sarà anche una colonnina di ricarica dei veicoli elettrici nel cortile dell'istituto, anch'essa da utilizzare a scopo didattico. Stiamo vedendo una parte del laboratorio costituito da una serie di wall box di diverse marche in modo che i ragazzi possano vedere differenti soluzioni tecnologiche. Wall box è una scatola, quindi una scatola da muro tradotto letteralmente dall'inglese, che di solito viene installata all'interno di un box, di un garage, e attraverso la quale l'utente può connettersi attraverso una normale presa diciamo standardizzata per veicolo elettrico, e quindi poi questa è l'apparecchiatura che abbiamo utilizzato, stiamo utilizzando per il laboratorio. Questo è un cavo invece di tipo industriale, di tipo normale, che hanno in dotazione tutti i possessori di auto elettriche e quindi possono, se fuori casa, connettersi alla colonnina, oppure con la medesima presa, se in casa, possono connettersi alla propria wall box. A regime nel laboratorio ci saranno 6 wall box di 3 costruttori diversi. Il gruppo Comoli Ferrari si è fatto un po' promotore dell'iniziativa, organizzando e coinvolgendo primarie ditte del settore che fabbricano appunto apparecchiature per la mobilità, che sono in particolare ABB e Scame. Abbiamo anche qui all'interno del laboratorio una colonnina da terra vera e propria, modificata e quindi resa trasparente in modo che durante le lezioni teoriche i ragazzi possano vedere l'organizzazione dei componenti all'interno e poi possano accedervi per poter fare operazioni di montaggio, simulare una manutenzione, simulare quello che potrebbe essere il lavoro del futuro tecnico della manutenzione degli apparecchi per la mobilità elettrica. Questa è una colonnina effettiva, diciamo industriale, reale, che si trova nelle nostre strade, nelle nostre piazze, attraverso la quale si possono ricaricare i veicoli elettrici o gli ibridi plug-in. La mobilità elettrica, in particolare poi la mobilità sostenibile, che è un'accezione un po' più ampia, viene all'interno dell'istituto affrontata nei due classici indirizzi che sono la meccanica energia e l'elettrotecnica elettronica. E ovviamente gli elettrici ne valutano più gli aspetti legati all'impiantistica interna, alla manutenzione. Gli studenti dell'energia invece valutano più l'utilizzo di queste attrezzature lato veicolo, quindi verso l'automobile. Al Vallauri abbiamo fatto un lavoro di retrofit, stiamo facendo lavori su veicoli elettrici, li stiamo preparando, li stiamo modificando. Avremo quindi la possibilità di ricaricarli direttamente all'esterno in cortile quando faremo i test. Il nuovo laboratorio del Vallauri rientra nel più ampio progetto e-mobility, dedicato proprio alla mobilità elettrica. Nato nel 2018, e-mobility è anche una manifestazione realizzata con il Comune di Fossano e aziende del settore. Questa manifestazione ha lo scopo di creare cultura, siamo una scuola e quindi dobbiamo portare anche un po' avanti il movimento culturale verso prima di tutto i nostri studenti, poi le famiglie, la cittadinanza, per una, non l'unica, ma una soluzione che va verso un mondo più sostenibile.